Allora, Patrick, tu ci fai da Minion per tutto quanto il nostro nuovo viaggio? Io intanto. Progetto SpongeBob 10.000 di queste cose? Oddio, ma dai, ma c'è un pesce scheletrico. Ma c'è il muco che gli esce dal naso, ma dai. Vabbè, guarda. Comunque è particolare, eh. Lì sott'acqua, dai. Eh certo, come no. Oppure bagnati e quindi affogati per sempre. Controlla la casa di Patrick. Ok, no, pensavo. Ok, no, abbiamo definito finalmente che non ci possiamo andare, scusami. Ah, ok, ma scusa. Io pensavo che c'era un oggetto. Ma no, ti prego. No, dai. Non mi dire che ogni volta. Ok, no. Pensavo mi facesse la faccina ogni volta che scendevamo, scusatemi. Allora, da quella parte c'è una signora, altra gente. Ma non è che niente niente, dopo sta zona si toglie tutta la melma e possiamo passare? Ecco appunto. Controlla Sandy. Scusatemi, io stavo guardando il simbolo dell'obiettivo e quando l'ho visto lì, sull'acqua, pensavo di dover andare da quella parte, invece no. Ma... Ouch. Looks pretty broken. Ma se invece faccio il furbo e lo faccio funzionare, eh? Che dici, SpongeBob? Ma, scusami, sto coso fatto di cartone? Vabbè, io ci voglio provare prima. Ecco, esatto, ciao, eh. On the open seas, where nobody can tell you that you stink. Aha, certo. Beccati questo, va. Ma sì, dai, era una pacca in amicizia. Ma questo è un set di un film. Ma effettivamente, scusami. Madonna mia. Ok, se non era per il muro invisibile andavo. Sta zona così? Anche il Chuck mi ricorda SpongeBob. Chuck si gira. E là. Put my black belt to good use. And all this time I've been using it as a scarf. Beccati una pacca. Sempre l'amicizia, ovviamente. Si scherza, goliardico. Ma niente, cioè. Però pensa che disastro, eh. Sandy's house feels wetter than usual. Appunto. Pensa che. Wait a minute. Maybe all this craziness is from one of Sandy's experiments gone wrong. Sì, sì, è colpa sua, no? But it's all her fault. I don't think so, Patrick. Sandy's experiments always leave the smell of acorns in the air. All I smell around here is sponge breath and bubble soap. Certo. Oh yeah. That's the good stuff. Certo, come no. Trova un modo per raggiungere il Krusty Krab. Però pensa che disagio per Sandy. Adesso la casa, a parte che l'albero non può più vivere perché adesso è intriso di acqua marina. Cioè sto albero morirà, poverello. Ma posso passare ora? Mamma mia, io già che mi pensavo che giri strani dovessimo farci. Prima di avanzare ovviamente al Krusty Krab, voglio vedere super vista e l'uomo gigante di mare. No, non c'è. È andata via la macchina. Allora, però scusami un attimo, qua mi dice che devo premere il bottone probabilmente per avanzare. Però palesemente io posso avanzare lo stesso qua. Ah no, muro invisibile, maledizione. Sempre queste limitazioni al videogiocatore. Ma sì, Dio mio. Mi aspettavo si rompesse il coso di legno, non arrivasse. Come fare a planare, eh? Ma dai, col card. No, il meme della pizza. Bellissimo. Questo è un meme che non tutti ricordano. Anche se ultimamente in questi ultimi anni è stato un po' ripreso. Ma... Ok, devo arrivare per forza da quella parte se voglio andare di là. D'accordo. Ma dai, no, hanno fatto Breath of the Wild. Hanno fatto Breath of the Wild, ragazzi, dai. Col cartone della pizza. No, no, no. Ok, meno male. Ma porca puttana. No, guarda. The Krusty Krab. What will the brave people of Bikini Bottom eat now? And without Mr. Krabs, who will help them unburden their wallets? I need to fix this. Cosa sono sti mostri? Take your wobbly hand off of me. I'm too smart to end like this. Plankton, ti salverò io da quei mostri in mutande.
Allora, fa vedere schivare con cerchio. Anche le rotolate alla Dark Soul. Ma questo gioco è incredibile. Hanno messo pure una barriera, eh? Quindi è una boss fight in piena regola. Eccomi qua, Plankton, ti aiuto io. Thanks to you, all of Bikini Bottom is sunk into chaos. My restaurant is tipped over, and our poor little spot is missing. You could have at least involved me. That's like, you know, my thing. Beh, hai ragione. Correct. Oh no! Sorry, Plankton. We'll make things right again. You have to fix this before someone besides me can take advantage of this. Beh, certo. Correct. Why are you repeating yourself? Is your hard drive skipping again? In. Correct. Ehi là, come va? I miei piccoli idioti, ma che stronza. Beccatevi questo. Una spugna sovversiva. Abbiamo picchiato? No, cos'è? Colpisci 25 personaggi. No, ma le rotolate alla Dark Soul mi... Proprio di te, senti. Ma io continuerò a picchiare la gente per puro divertimento. Però ho sgamato un piccolo aiuto per l'attacco, per un attacco veloce almeno. E io intanto continuo a esplorare. Fai la rotolata e subito quadrato. Fai un attacco rapido in avanti. Io prima di avanzare, ripeto, bellino. Oh, i dettagli comunque ci sono in sto gioco, eh. Prima esploro. Non so se prima mi convenga parlare con la gente. Ecco, esatto. Ma scusami, ma ero lontano qua dal bordo. Va bene, non importa. O se mi conviene intanto continuare a esplorare. Io seguo la mia indole da giocatore e vado avanti. E adesso chi darà da mangiare alla povera gente di Bikini Bottom? Sti specie di gheri cattivi, scusami. Allora, come sta la nostra sirena? My adorable cuties, you survived this calamity. Sì, disastro che hai causato tu, ovviamente. No, Cassandra, we were just having fun, but we accidentally used too much of your magic bubble soap and destroyed Bikini Bottom, and now all of our friends are gone and there's jelly everywhere. No. And well, I miss my Gear Bear. Oh, this is just stupid. Ah, è proprio stronza questa. It's not just any jelly, SpongeBob. It's cosmic jelly. The glue of reality. Your bubble stravaganza must have blown holes through the universe, squeezing the jelly out and sucking your friends into new and strange worlds. Posso immaginare quali mondi strani. That was gonna be my first guess. You have to bring me as much of it as you can gather so I can study it and help reverse the mess you've created. After all, I'm partially responsible giving you such a powerful potion by accident. Mm-hmm. Certo, per sbaglio, come no? To me. No questions here. Excellent. Now jump into the portals that opened up all over town. I can use some of the jelly to tailor cosmic costumes for you, each linked to one portal. Ah, mi servono davvero the more portals we can. Cioè, mi servono davvero i costumi per andare dentro i portali? Davvero? Ready? Come on, let's save Bikini Bottom from the unintended yet devastating consequences of our own actions. Beh, certo. Ah, il primo è del cowboy, perfetto. bravo, ridete tutti. Find the portal that suits your costume. Once you have located your friends, you can use the magic bubble wand to return them home. Ok. Ok. Come fare il negozio di costumi? Usa il negozio per equipaggiare e acquistare nuovi costumi per SpongeBob. Sblocca i costumi giocando alla storia, raccogliendo i dobloni e completando le missioni secondarie. Usa la gelatina cosmica per comprare i costumi sbloccati. Puoi accedere al negozio nel menu della pausa. Oh, ah, quindi... Che eleganza. Ah, ma c'è anche un timer. Ma quindi, scusami, il gioco... Ah, eccoli, finalmente sono apparsi i premi. Cioè, il gioco va... è a speedrun, praticamente. Certo, gli amici dovrebbero anche non creare casino, però. Viaggia nel nuovo mondo. Ok, quindi non ci fa vedere dove andiamo, ma dobbiamo solamente entrare. Ma smettila, ma cos'è? Dream Drop Distance quando passi da un mondo all'altro. Questo mi sa che è proprio un mondo texano, quindi Sandy.
Ma smettila. Ah, ma proprio così? Ok, posso andare contro i nemici. Io mi chiedo intanto se ci siano già percorsi secondari come nel film. Passa il treno? Porca miseria. Ma perché? Vabbè. I'm looking for my pal Mr. Krabs. About yay high, red, likes money. Crab problem, eh? I reckon you're gonna want to talk to the sheriff in Manta Fey. Ok. Manta Fey, eh? Ma ok, il cavallino ciaone. Ah, hanno ricercato Mr. Crab, eh? Che è un bandito, guarda caso. Chissà come mai Mr. Crab. Sempre le chele dove non deve, eh? Marrano. Sicuramente dopo il cavallo lo ritroveremo per qualche sezione. Però io intanto mi occupo delle cose importanti, ovvero collezionismo. E ovviamente anche fare fuori i nemici. Da qua non si torna più indietro perché è crollato il ponte. Certo, come no. Perché io ho grandi dubbi che questa tipa ci aiuterà minimamente. Allora, dobbiamo salire, sì. Ma questo vuol dire che qua si nasconde qualcosa? Non si nasconde nulla qui? Strano, eh? Magari qualche missione secondaria più tardi? Chi lo sa, lo scopriremo più tardi. Io intanto sono qui per menarvi, stupidi cosi, con un occhio solo. Per proseguire da questa parte. Allora, ammetto che fin da bambino io volevo giocare qualche gioco di SpongeBob. Ovvio che, purtroppo, per lo stesso discorso di tanti altri giochi, i giochi che avevo al tempo, quelli erano. E non è che me li potevo comprare da solo, ovviamente. C'era un tizio qua, l'ho visto prima, che era seduto. Eccolo lì. Però, per esempio, il gioco del film di SpongeBob è stato una gran bella scoperta e sono contento di averlo recuperato negli anni. What is it, SpongeBob? What do you see? Water? Soda? Is soda water? Che schifo, acqua tonica. Io odio l'acqua tonica. Particles, it's so small. We'll never fit in there. Why do we have to be so big? No, it's not small, Patrick. It's not? È molto lontana. Very, very far away. Ma la signora Puff. We're safe, Patrick. It's Mrs. Puff. If anyone knows where Mr. Krabs is, it's her. Signora Puff. Segui la signora. Ma devo seguirla davvero? Non credo. E allora me la prendo un attimo con più calma. Se tanto non è a tempo, non devo andare veloce, me la prendo con calma. Oh no, Kenny Reeves. Kenny Reeves, non cadere. Con questo ritorniamo indietro? Chi lo sa. Vediamo. Maybe we can take this path later. But who knows, maybe not. Immagino. Ci servirà qualche abilità particolare. Guarda, una parte di me ovviamente direbbe che qua saltando ci arriviamo. L'altra parte dice no, ovviamente ti serve l'abilità che ti farà avanzare più tardi. Vabbè, io proseguo nella direzione giusta. E se per esempio io scendessi là sotto? No, meglio evitare. Vabbè, signora Puff, la prenderemo quando sarà il momento. Io intanto devo fare la mia strada, ovvero l'unica che abbiamo a disposizione per il momento. Breath of the Wild moment! Ok, qua dobbiamo evitare i cactus fatti di cartone. Ecco qua. Sai cos'era una cosa bella del gioco del film? Che era tutto fatto a livelli. Quindi per me, che devo portare ogni volta i video, era molto più semplice dividere gli episodi. Questo e anche Raid Rated, per carità. Raid Rated si poteva dividere a mondi. Però ovviamente se un mondo mi dura 2 ore, l'episodio non lo faccio di 2 ore. Chissà chi è. E come lo becchiamo? Con R1. Ok, abbiamo anche i proiettili ora.
Ah, così? Oh, calmo. Non avevo visto che era... Eccoci qua, scusami. Fai passare? Perfetto, grazie. La madonna, era lontanissima la città. Era qua accanto. Pensavo fosse chissà quanto lontana io. Ma, esatto, posso usarla per colpire i nemici o no? Ma smettila. Ma è Bubble Bubble che metteva i nemici dentro le bolle. Ecco fatto. Yeah, it's the Wild West for you. Whoa, vabbè, guarda. What's she doing on a ranch? La porterà avanti? Ah, aspetta! Ovvio, lei gestisce la... Non è una fattoria, è un allevamento di cavallucci marini. Perché ovviamente non ci sono le macchine. Ha ragione la signora Puff. No more chafing. Ha ragione la signora Puff. Bisogna ingegnarsi quando non c'è altro. Bisogna sapersi adattare. Io intanto, a proposito di adattare, come al solito, vado all'esplorazione, che magari in realtà adesso non dovrei, non lo so. Una moneta d'oro! E allora sì, l'esplorazione è sempre la risposta. Quindi aspetta un attimo, 3, 2, 1. Ah, sono caduto. Ma a parte quello, lì vedo anche una spatola d'oro. A cosa ci serviranno le spatole d'oro in questo gioco? Beh, però scusami un attimo. Ah, ecco, ma... Porca miseria. Scusami, ma allora c'era uno shortcut. Scusami, ma questo arriva fino a qua. Non c'era bisogno che mi facevo il percorso lungo. Guarda, va bene, meglio così per noi. Ecco fatto. Eh sì, è proprio una moneta d'oro, Patrick. Però io come arrivo alla spatola d'oro? Ovvio che non ci arrivo Breath of the Wild style, però. Howdy, strangers. You came here by foot? That's awfully dangerous. You could dry out in a heartbeat. Lo so, lei non ci ha aspettato, signora. I get puffy just thinking about it. Duh. I get puffy after eating stale food. Duh. Hi, my name's SpongeBob, and this balloon is Patrick. We're looking for our friend, Mr. Krabs, but he might not be called Mr. Krabs. He could be traveling under a different name. E per caso un crostaceo rosso? Oh, like Jeremy. Or Jeremy. Or Captain Claus. Ma porca troia. A crab without a name, huh? Try Manta Fey. It's where everyone... Ah, ma allora questo non è Manta Fey. Chiedo scusa, allora. Could you give us a ride there? This is a riding school, not a taxi service. However, if you take my test, you could get there yourself with your own riding license. Beh, certo. Tanto la patente di guida non la prende. Magari quella dei cavalli ce la fa. Whenever you're ready, meet me by the seahorse. We'll see if you can stay on it all the way to Manta Fey. Sì, signora. Ma è in automatico? Ah, ok, no. Che bello il nostro cavallino verde, eh? Ma esatto. Per caso... Eccoci qua. E allora, prima di fare l'esame, signora Puffo... Mi aspetti giusto un minutino. Attenzione a non cadere. Che qua. Ecco qui. Tenere la pizza è ottimo per queste sezioni, perché ti permette di arrivare nel punto giusto. Oh. E scusami, quindi le spatole d'oro cosa ci servono in questo mondo? Trova la spatola segreta di ogni livello. Quindi sono 8 spatole segrete. Quindi sono 8 livelli, forse 7 più 1 che è quello centrale, la nostra hub. Oh, intanto scherza, ma siamo arrivati già a 500 gelatine. Dovrei aver già preso tutto da questa zona, vero? Forse, esatto, mi manca quello. E tra l'altro lì c'è di nuovo il simbolo di un'abilità. Questa si alza, perfetto. Oh, perfetto. Non siamo caduti di sotto. Dicevamo, che cos'è questo? È un surf. Ma là c'è della gente che sta facendo una protesta per qualche ragione. Credo ho visto un cartello col cavallo, magari sfruttamento degli animali. Ah, e ci dice anche quante monete d'oro ci sono per livello. Signora Puffo, avanziamo?
Mrs. Puff, I mean, teacher lady, I need to confess that I've been through this sort of thing before, and I'm always the best test taker, so... Oh, ma i cavalli tesoro sono diversi! So, any chance we can skip this part? Certo, come no? Oh, nonsense, SpongeBob! A little rodeo never hurt anyone. Who survived? Ready, set, go! And go! Ah, possiamo anche saltare e avere il turbo. Ok, sì, già ho già dato, grazie, grazie. Oh no, niente, l'ho già usato prima del tempo, vai. Ah, perfetto. Però un po' di musica a tema non starebbe male, cioè... Aiuto! Grazie. That was a close one. Posso dire che c'è... Cioè non è brutto. Non è brutto assolutamente. Solo che... Magari anche a livello di musica così, ambientazione, potevano fare qualcosina di un attimo un po' più... A tema. La musica è proprio bassa ed è ancora la stessa di prima. Oh no, troppo. Volevo prenderle quelle casse io. Ma povero. Povero cavallo. A little dabble-do-ya. Oh dear, you have 6 points. Out of 7. Only 1 point away from passing. Yay! Oh, can we repeat the test? It was so much fun. Oh no, that's not necessary. I didn't know you had fun. Fun is worth an extra point. Here's your license. Certo, come no. Thanks, partner. A license. Ma dai! I don't think she can. This license only allows me to ride seahorses and seahorse-like animals, with the exception of... Oh, la Madonna. This doesn't say anything about boatmobiles. Well, once boatmobiles have been invented, I'll just have to take the test again. Come tutte le altre volte. Ok, quindi da questa parte non si torna più indietro. E allora... Eccoci arrivati in città. Yeah. Qualcosa mi dice che devo entrare qui, vero? Io ovviamente prima mi faccio un giro. Sai cosa dobbiamo fare? Dobbiamo parlare con tutta la gente che vediamo in giro. Metti che qualcuno ci dà una missione secondaria e non lo sappiamo perché oggettivamente magari non è indicato. Ok, non è indicato. Non mi aspettavo di trovare un bottone nascosto, però va bene. Oh, tutta sta musica in sta zona mi fa venire voglia di andare a Gardaland comunque. Che scherza scherza, quest'anno purtroppo non ci sono andato. Ah, sono caduto. Come al solito, shortcut che ti permettono di saltare i pezzi in cui cadi. Mi sembra giusto. Qua che cosa sblocchiamo ora? Oh, la moneta d'oro. Non l'avevo vista che era là in mezzo io. Ma dici che ci arrivo? Wow, that's a big slingshot. No, sembra che sia bloccata. Ma immagino che ci farà arrivare al cimitero. That's a rootin' tootin' view. I'm feeling home on the range. Ok, andiamo a vedere se c'è un altro shortcut da questa parte che ci farà salire là sopra. Allora, da qua di sicuro si prosegue. E si prosegue sopra queste scatole. Ecco qua. Qua che cosa sblocchiamo? Ok, la terza stella. Grazie. Quindi da qua possiamo finalmente arrivare a prendere la seconda moneta d'oro di questo livello. Nuovo livello sbloccato, il che vuol dire che nuovi costumi sono disponibili. 500, 500. Ok. Le mutande. Beh, questo è carino, dai. Piuttosto che il Boy Scout uscito da app. Ecco fatto. E posso tenere nuovi costumi anche al di fuori del mondo, diciamo, collegato.